E adesso andiamo sui titoli che troviamo sul Mattino. Siamo in compagnia di Alberico Sorrentino, consigliere di opposizione a San Giovanni a Pilo. Buongiorno. Buongiorno a te Antonietta, buongiorno ai telespettatori di 105 TV. Siccome ti abbiamo qui, io partirei da questo servizio, questo pezzo che troviamo sul quotidiano Il Mattino. Va in fumo il Cilento, piromani dai boschi e danni irreparabili. Due vasti roghi a Montecorice e San Giovanni a Pilo e allarme: 399 incendi dal 15 giugno, 2000 uomini impegnati e 6000 lanci. Cilento in fiamme nella giornata di ieri con due vasti incendi boschivi nei comuni di Montecorice e San Giovanni a Pilo, che hanno fatto salire purtroppo il bilancio regionale in soli 2 mesi a circa 400 roghi. È stato necessario il dispiegamento di mezzi aerei dei vigili del fuoco e della protezione civile della regione Campania per domare le fiamme che hanno distrutto ettari di macchia mediterranea a Montecorice. Lavoro intenso anche a San Giovanni a Pilo, dove un incendio ha colpito 4 ettari di vegetazione prevalentemente di macchia mediterranea a 150 metri dal livello del mare sul pianoro di Ciolandrea. In azione anche qui un elicottero della protezione civile della regione Campania, un Canadair e un elicottero della flotta nazionale. Appena si è diffusa questa notizia, come consigliere di opposizione ha detto, presenterò denuncia. Perché? Allora, ricapitoliamo un attimo i fatti. Ieri mattina, verso le 8:30 presumibilmente, è scoppiato questo incendio. Due telefonate mi sono giunte, diciamo, nell'immediatezza dei fatti e mi chiedevano di allertare perché una mia amica era a mare, mi ha mandato la foto dalla costa e un altro si trovava al piano di Cielo Andrea. Io ho chiamato subito il responsabile del servizio antincendio, che è un amico, tra le altre cose, il dottor Fabio Sorrentino, della comunità montana, il quale era già a conoscenza, va detto anche questo, dell'incendio. Immediatamente si è attivato, poiché sul posto c'erano le squadre della comunità montana, principalmente, e a loro, permettimi, va il mio ringraziamento perché visibilmente erano tra le fiamme, anche in zone abbastanza impervie, oltre al DOS e all'elicottero. Quello che ci rammarica, oltre al danno ambientale enorme, che per noi rappresenta la principale ricchezza, è che l'incendio si verifica ogni anno, puntualmente, in quegli stessi punti. Allora, io mi chiedo cosa possiamo fare per prevenire, oltre a ringraziare a Tizio e Caio, che è doveroso assolutamente, ma cosa possiamo fare per fare un po' di prevenzione su quel tratto di costa, visto che si tratta di area marina protetta, patrimonio UNESCO, insomma, ha tutte quelle caratteristiche per imporre a noi, cittadini e amministratori e visitatori, di fare qualcosa per quella costa. Allora, io, anche se si tratta di un reato procedibile d'ufficio, l'articolo 423 del codice penale, lo dico a chi ha peccato l'incendio, comporta una pena della reclusione da 3 a 7 anni. Farò lo stesso la denuncia per poi eventualmente costituirmi parte civile qualora dovesse venire fuori, un responsabile. Mi auguro che ieri siano stati raccolti degli elementi di prova, perché per appiccare un incendio ci devono essere degli inneschi. Ora, quali sono le proposte? Perché ho detto voglio andare a 105 per fare delle proposte. Ieri il comunicato che ho fatto era per fare delle proposte. Installiamo un sistema integrato di videosorveglianza. Prima cosa, non sarà sufficiente, mettiamo delle fotocellule sui sentieri, e su questo sono d'accordo anche i pastori, ai quali va il mio ringraziamento, perché qualcuno dice è stato qualche pastore. Non possiamo dire chi è stato senza avere un briciolo di prova in mano, anzi, a volte sono loro i primi a rimetterci, con il bestiame, e i primi a rimetterci con i territori dove c'è il fitopascolo, eventualmente. Loro sono d'accordo con questa proposta, e ieri, sotto un post che ho fatto, hanno espresso, il loro favore sul sistema integrato delle telecamere, sulle fotocellule. Anzi, loro stessi in passato si sono fatti portavoce di questa richiesta, che è caduta nel vuoto. Io l'impegno che mi prendo di portare avanti come consigliere comunale, come cittadino, insomma in tutte le vesti possibili, è quello di farmi portavoce di queste istanze. Poi prego la Guardia Forestale, della stazione di San Giovanni a Pilo di essere attiva soprattutto nel prossimo inverno. Se vediamo qualcuno su quei terreni che pascola, va sanzionato, va multato. È troppo facile parlare soltanto quando si verifica l'incendio e poi ci dimentichiamo ogni anno puntualmente. Quindi da parte mia, da parte nostra, c'è un sacco di dispiacere, perché tutti i sangiovannesi, né chi più chi meno, amiamo quel tratto di costa, e chiunque viene si innamora di quel tratto, di costa. Quindi, ripeto, abbiamo una responsabilità, che è quella di custodirla anche per chi verrà dopo di noi. Questo è il nostro, vuole essere il principale impegno.
La denuncia l'avete già presentata? No, onestamente ancora non l'ho presentata. In giornata depositerò l'esposto alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Contro ignoti, ovviamente. Poi sarà la Polizia Giudiziaria a fare gli accertamenti che saranno già facendo, visto il danno che c'è stato, che è enorme. Poi voglio sottolineare che ieri mattina c'è stato un dispiegamento di forze importanti e ero al telefono per altre faccende con il senatore Castiello, dopo ne parleremo, sì. Ma anche per la questione banca San Giovanni a Piro, che sarà un altro tema, e il senatore era pronto a intervenire anche sollecitando il Ministero degli Interni con il sottosegretario del Movimento, quindi per dire noi ci siamo attivati nei limiti del possibile, perché qualora non si fosse alzato l'elicottero, il DOS, ieri sarebbe successo un disastro su quella costa. Disastro che in realtà è per metà successo, perché stamattina era impressionante, sono salito prima di scendere, non ho ritenuto di fare immagini perché non volevo fare quel tipo di speculazione né politica né altro. Ma vi controllate a distanza a San Giovanni a Piro? No, l'appunto che faccio è questo, ripeto, in 7 anni dell'attuale amministrazione per la prevenzione, l'amministrazione Palazzo, di prevenzione dei boschi, cosa è stato fatto? Manutenzione di sentieri è una cosa, manutenzione e tutela dell'ambiente è un'altra cosa su quel tratto di costa, e soprattutto io chiedo al mio sindaco di spiegare perché attualmente a San Giovanni a Piro non abbiamo più la sede dei forestali dell'antincendio, perché è stata spostata, perché il comune di San Giovanni a Piro non ha fornito dei locali idonei, per cui attualmente coloro che prima erano a bosco attualmente sono a celle di Bulgheria. Quindi noi abbiamo perso comunque una postazione che garantiva di intervenire nell'immediatezza dei fatti. Dove è avvenuto questo spostamento? È successo durante poco prima dell'estate, per cui è di dominio pubblico. Recente, quindi. Sì, ieri ho avuto modo di fare presente questa problematica anche al presidente della comunità montana, il collega Vincenzo Speranza, che ringrazio per la cordialità e l'impegno che mette, perché gli uomini della comunità montana, ripeto, sono gli unici, unitamente alla Protezione Civile, Zepino Martinelli, che sono intervenuti nelle fiamme. Il resto, noi cittadini, siamo cittadini, non possiamo nemmeno andare ad intralciare le operazioni, perché qualcuno mi ha detto perché non sei andato là con il secchio. Cioè, ma non lo so nemmeno se vicino ci sono, studiano per spegnere un incendio, fanno pratica. Assolutamente. Allora, andiamo invece alle elezioni. Ecco qui l'articolo che ci parla del Movimento 5 Stelle, di cui lei fa parte. Movimento 5 Stelle, lo spoglio infinito, spuntano i primi nomi, verdetto parlamentari, tempi lunghi e controlli minuziosi sulle procedure. Dai risultati verrà fuori l'ordine di arrivo, con alcuni posti in lista più sicuri di altri. Nell'area sud il consigliere di San Giovanni a Piro Alberico Sorrentino, ma ancora in ballo Dario Vassallo. Insomma, ci sarà, non ci sarà in questa lista per la Camera? Allora, uninominale. Ne approfitto per fare chiarezza. Io ho saputo dell'articolo ieri sera verso le 11, infatti ti ho avvisato stamattina, quindi i due eventi sono scapitati per caso della mia presenza qui, ma puoi confermare che ti ho detto stamattina leggi sul Mattino, perché io sono stato avvisato ieri sera alle 11. Non smentisco, però nemmeno confermo la candidatura, perché non dipende da me. Io ho dato una disponibilità, questo sì, assolutamente, perché nei giorni scorsi, ripeto, ho avuto delle interlocuzioni, mi è stato chiesto il curriculum e ovviamente ho posto non delle condizioni, però dei temi da affrontare prima di accettare una candidatura. Detto questo, davanti a me ci sono nomi illustri, perché lo voglio dire, uno tra tanti, al di là di Dario Vassallo, che posso dire in diretta televisiva, non me ne voglia l'amico Dario Vassallo, ma so per certo che ha rifiutato la candidatura che gli ha proposto Giuseppe Conte. Lo saluto e ovviamente ha sempre la mia vicinanza, oltre che come membro della fondazione, come persona attiva sul territorio, perché ancora dobbiamo consegnare alla giustizia chi si è reso colpevole di un omicidio di suo fratello Angelo. Tra gli altri nomi c'è quello di Sergio Costa. Ovviamente io non sono nessuno di fronte a dei nomi così importanti. Mi fa piacere che qualcuno mi abbia telefonato, che qualcuno abbia voluto confrontarsi con me e leggere il mio curriculum. No, fa piacere tutto questo. Così come non posso fare a meno di dire che nell'immediatezza delle elezioni del 2018 ho mosso delle critiche al Movimento. Io non mi rimangio quello che ho detto, anzi, lo risottolineo, e poi i fatti forse mi hanno dato ragione, visto la scissione che è stata fatta
in questi mesi con il ministro Di Maio, poiché se ti ricorderai anche nel 2018 si parlava di una mia candidatura e all'epoca che il movimento aveva il vento in poppa, le mie gambe furono tagliate forse proprio da Di Maio. Ma questa è un'altra storia. Oggi ci interessa dare una rappresentanza al territorio, perché la nuova, con la legge elettorale attuale e il taglio che è stato fatto al numero dei parlamentari, perché ricordo che passeremo da 915 a 600 parlamentari, e anche su questa cosa diciamo io ho storto un po' il muso, perché non è tagliando la rappresentanza ai territori che si risparmiano i costi della politica, e questa cosa è stata una proposta del movimento, però è rimasta a metà, perché oltre alla riforma del numero dei parlamentari bisogna fare una riforma elettorale che consenta poi a questo territorio di avere un rappresentante, perché se oggi a Vallo abbiamo il senatore Castiello, domani potremmo non avere nessuno, o candidature calate dall'alto, come sta accadendo con diverse forze politiche. Hai letto prima sul giornale della candidatura di Lady Berlusconi nel nostro collegio. E giusto per fare un passo indietro, ricordo che l'ultima volta nel 2018 il collegio uninominale del Cilento, che andava da Agropoli a Sapri, ha visto come candidata e vincitrice del collegio la deputata di Forza Italia Marzia Ferraioli, che non abbiamo avuto poi il piacere di vedere più sul territorio, e io la conosco molto bene perché è stata la mia professoressa di procedura penale, ma diciamo che anche all'università la vedevamo ben poco, per cui uno prima di prendersi degli impegni insomma dovrebbe poi conoscere il territorio. Lo stesso si potrebbe dire di me in questo momento, perché come sai lavoro al Nord Italia, anche in altre vesti prossimamente, poiché cambio a pubblica amministrazione, ma ciò non vuol dire che il mio territorio non lo conosco, ci vivo, ci credo, ci investo nel mio territorio anche economicamente, perché mi sento che ancora un briciolo di speranza ce l'abbiamo se ognuno fa la propria parte. Ovviamente. Allora, vedremo, insomma, sul fronte candidature bisogna attendere, ma sì, poco, perché ormai sì, è a scadenza. Intanto vi do una notizia in anteprima, perché sapete che sono consumate, tra virgolette, ieri le parlamentarie. Io non ho proposto la candidatura per il voto sulle parlamentarie, ma per il collegio uninominale, cioè non andrei nel listino del proporzionale, ma nel collegio uninominale, in cui vince chi prende un voto in più, la coalizione che prende un voto in più. Per cui ovviamente in questo momento il movimento non ha il vento in poppa, assolutamente, però c'è una figura come quella di Giuseppe Conte, che è una persona spendibile, credibile, ed un movimento che sicuramente, mi auguro, abbia imparato dai propri errori e sta ricostruendo una classe politica degna di questo nome, perché nella volta scorsa sono stati imbarcati diversi personaggi, anche e soprattutto all'interno del movimento, senza né arte né parte. Vi dico che poche ore fa, pochi minuti fa, anzi non poche ore, è stata confermata la candidatura del senatore Castiello, che ha superato le parlamentari e quindi sarà candidato nel listino al Senato, mentre per riunioni nominali è in corso in queste ore la partita, diciamo, si gioca in queste ore la partita. Ripeto, a me fa piacere anche solo essere stato accostato a questa candidatura, poi quello che sarà sarete i primi a sapere. La scadenza è il 20 o il 21, ora non ricordo. Sì, esattamente, se dovrebbe essere il 20. A proposito, si tratta proprio adesso di pochi giorni, invece sempre a proposito di titoli legati alle politiche, leggiamo queste che riguardano il centrosinistra, PD, la tregua armata tra De Luca e Speranza, campagne separate, il governatore fa l'amplen di posti in lista, ma Letta gli fa digerire il ministro nemico, non saranno mai insieme sui territori agli appuntamenti organizzati dal partito. Insomma, questa divisione non so fin quanto è utile per un partito come il Partito Democratico, però per il momento sono coerenti, nel senso che non si possono vedere e lo manifestano chiaramente. Che il PD ha la capacità di autodistruggersi, perché avrebbero potuto costituire con il movimento un campo progressista che aveva dato dei risultati nel governo Conte 2, per cui io non ho capito la strategia diretta, e venendo al territorio che ci riguarda ho appreso ieri della rinuncia alla candidatura di Federico Conte, proprio perché De Luca ha imposto i suoi nomi, perché lo ricordiamo, De Luca fa il bello, il brutto e il cattivo tempo in Campania attraverso questo suo sistema feudale e anche parentale, poiché ci sarà il figlio sicuramente candidato, Piero De Luca, e il suo braccio destro che è l'onorevole Fulvio Bonavitacola, quindi nomi vicino a De Luca, ed è per questo motivo che forse Federico Conte, non avendo la garanzia di un posto sicuro, ha fatto un passo indietro, perché ripeto, nell'uninominale nessuno vuole misurarsi, perché ci metti la faccia e rischi di perdere, perché non ti garantisce nessuno la candidatura, mentre nei listini proporzionali ovviamente il Partito Democratico, il Movimento, le altre forze politiche, in particolare quelle del centrodestra, hanno la garanzia
di vedere eletto almeno il capolista, quindi tutti ambiscono a fare il capolista, no? Sì. Ed è quello che è accaduto all'interno del Partito Democratico ed è per questo che si è verificata questa spaccatura tra Speranza, l'EU, diciamo, e il PD. E invece nel centrodestra Fratelli d'Italia lancia l'antifascista Mancini Junior, Lega ipotesi Castiello per Eboli, un collegio per Maresca, mentre Caldoro può correre a Napoli all'uninominale. In Campania spazio a Stefania Craxi. Insomma, il centrodestra sembra che si può giocare la carta, anzi le carte, sì, in questa tornata. Io non voglio scoperchiare il vaso di Pandora, ma io so altri nomi, lo dico pubblicamente, ma anche visto che stamattina è uscito il mio, così fosse, io gli faccio i miei auguri, che è quello del consigliere regionale della Lega Attilio Pirro, quindi un uomo del nostro territorio. Io a lui faccio i miei migliori auguri, perché il consigliere Pirro è uno che si impegna per il territorio, questo è innegabile, ma ovviamente contesto quell'appartenenza politica, perché non potrei mai votare, e questo lo dico apertamente, forse qualche mio concittadino, anche se appartenendo ad altre forze politiche, l'ha fatto, ma io non potrei mai votare Lega, perché non credo nell'impegno della Lega per i territori del sud, e lo dico da persone che in questo momento vive al nord Italia, quindi assolutamente non mi intenderei mai non Lega. E su questo, diciamo, è una delle poche cose che mi accomuna con il sindaco Palazzo, perché ho visto che anche lui si è speso almeno su questo, andiamo, diciamo, abbiamo una visione simile. Avete un punto d'incontro. Ma poi vi siete mai stretti la mano? Questo per ricordare quell'episodio alla fine della tornata elettorale. Ma allora, gli episodi passano, poi ci sono stati anche momenti, diciamo, più distesi, ora saranno momenti, diciamo, forse un po' più tesi per via di queste diatribe di questi giorni. Io credo che bisogna tenere distinte le cose, io ci riesco, credimi Antonietto, lo faccio quotidianamente, tenere distinta la politica poi dei rapporti quotidiani, perché in un paese di 3.800 abitanti ci conosciamo tutti, quindi farsi la guerra nel privato non ha senso, anche se è stato fatto e continua ad essere in essere questa mentalità, che il principale, diciamo, obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo creato il gruppo Libera di Scegliere era proprio quello di sconvincere questa mentalità. E diciamo che io, così come gli altri consiglieri che mi accompagnano, quotidianamente non abbiamo nulla a che dire con gli avversari politici, anzi ci sediamo a prendere il caffè insieme, non con tutti, perché non c'è, diciamo, dall'altra parte forse la stessa volontà. Però questo ci deve far riflettere, soprattutto. È una questione che va, diciamo, che purtroppo si ripete anche in altri comuni, insomma, sì. Si creano poi queste fazioni, queste distanze tra maggioranza e opposizione. Poi mi chiedo se sia al potere perché si deve temere, ecco, chi è in minoranza. Però ci sono stati politici che sono stati bravi a lavorare anche con l'opposizione. Ricordo sempre con piacere il presidente dell'ex presidente della provincia di Salerno, Alfonso Andria. E mi ricordo che i componenti dell'opposizione avevano difficoltà a fare opposizione perché gli dava ascolto. Lo dico perché c'erano proprio consiglieri di opposizione che mi dicevano questo. Cioè loro proponevano e lui accoglieva le proposte che erano valide. Questo fa parte sicuramente di una cultura politica che oggi stende a prendere piede, perché purtroppo abbiamo tanti esempi sul territorio, non solo a San Giovanni a Pilo, di sindaci che si sentono un po' i re o feudatari della zona. Diciamo. Dicevo, è comune, insomma, questo difetto, tra virgolette. Però, quindi, non mancano, diciamo, quando c'è da fare battaglie comuni, credo che su tante cose si possa trovare un accordo, anche su questa faccenda della Masseta. Io ieri non mi sono mai minimamente sognato di accusare l'amministrazione, sto dicendo che possiamo fare delle cose, non le abbiamo fatte, facciamole. Sì, faccio sì. Una proposta, mi viene in mente in questo momento, per installare questo sistema di videosorveglianza, cioè, ci sarà un costo, rinunciamo come consiglio comunale al gettone di presenza, partendo dal primo cittadino che rinuncia all'indennità per dare esempio per un anno, quello che serve per pagare questo sistema, facciamo una campagna di crowdfunding, facciamo qualcosa, insomma, non sono qui a puntare il dito contro nessuno, questo ci tengo a dirlo. Prevenzione. Chiudiamo con lei parlando invece di un disservizio che anche come opposizione avete segnalato in questi giorni, che riguarda la banca, la sì, BCC. Sì, allora c'è stato un disservizio legato alla banca e anche alle poste, perché siamo stati 5-6 giorni senza ATM nel comune di San Giovanni a Pilo. Purtroppo la notizia
che do ai miei concittadini, e anche se girava nell'aria, e lo confermo, la filiale della BCC chiuderà ben presto a San Giovanni a Piro. Ciò anche a causa Cilento. Anche a causa, diciamo, della legge Renzi del 2016, mi spiegavano ieri, io non sono un bancario, per cui sicuramente la banca sta facendo altre scelte. La sede pare sarà spostata nel Golfo di Policastro, non so precisamente dove. Dovremmo mantenere quantomeno lo sportello ATM, sperando che funzioni. In questi giorni non funzionava nel Golfo per problemi tecnici, a San Giovanni perché non c'era liquidità, così come alle Poste non era passato il furgone portavalori, per cui siamo stati tutti il weekend di Ferragosto fino a ieri mattina senza poter prelevare, e i cittadini erano costretti ad andare a Policastro a Bussentino. Quindi questi sono temi che, voglio dire, uno dice cosa vuoi fare per se ti candidi alla Camera. Noi dobbiamo risolvere i piccoli problemi per fare un po' di turismo come si deve, perché abbiamo visto che quest'anno abbiamo avuto un turismo di scarsa qualità, se mi permetti, e lo dimostrano i fatti accaduti in questi giorni ad Acciaroli, e altre tematiche, la battaglia per le aree interne, il cosiddetto spopolamento, come lo combatti? Cercando di stare vicino a chi ha il coraggio di credere in questo territorio e di investire. Quindi su questo credo di poter contare sull'impegno che tuttora porta avanti il consigliere Cammarano in Regione Campania, che saluto, del Movimento, che è il presidente della Commissione Aree Interne. E poi una tematica che mi sta molto a cuore, diciamo, al di là di quello che sarà la candidatura, avendoci lavorato e ho stretto contatto con questo mondo, ed essendo uno dei pilastri della Costituzione, è una riforma del sistema scuola che attualmente è assolutamente fallimentare. Lo dico da direttore amministrativo della scuola, dove se manca l'amministrazione la scuola non può funzionare, e attualmente l'amministrazione è totalmente carente. Ti faccio un esempio molto veloce. Stanno cadendo a pioggia sulle scuole milioni di euro del PNRR. Ogni scuola avrà all'incirca 200-300 mila euro, di queste somme stiamo parlando, ma non abbiamo il personale capace di gestire queste risorse. Manca una progettualità, perché dovremmo investire in risorse tecnologiche. Non so quanti schermi monitor touch abbiamo comprato nell'ultimo anno, però non possiamo aggiustare, scusate la mancanza di eleganza forse, non possiamo aggiustare i bagni. Quindi abbiamo le scuole che hanno i bagni rotti, abbiamo le scuole con le classi pollaio perché le aule sono strette, i tetti che crollano o non ce ne sono, perché c'è uno scarico a balire, perché la proprietà degli edifici spesso è dei comuni. Quindi dobbiamo risolvere questi problemi e poi guardare, diciamo, al futuro, oltre, ripeto, alla governance scolastica, dove va totalmente rivista, perché l'attuale modello amministrativo della scuola, con a capo un dirigente e il resto tutto l'appiattimento che c'è, non va assolutamente bene. Bene, e allora ti ringrazio per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Io, prima di chiudere, se permetti, volevo porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia Coronato, e in particolare da parte della comunità di San Giovanni a Piro al dottore Coronato, che è il nostro medico di base, è una persona sempre a modo e sempre disponibile. Ho incontrato il corteo funebre venendo, per cui c'era tantissima gente, come era normale che fosse. Alla famiglia il mio cordoglio. Sì, è stata una triste notizia, appunto. Sono stamattina si svolgono i funerali di Lorenzo, eccola qui, la bara bianca di Lorenzo Coronato. È una tragedia che ha segnato l'estate qui nel Golfo di Policastro. Si è sperato fino all'ultimo che potesse sopravvivere, però purtroppo non è stato così. Vediamo, come dicevi tu, tantissima gente, tanti ragazzi, anche perché era un ragazzo, stava frequentando ancora la scuola, tra l'altro a Policastro ha frequentato le scuole, ha vissuto per diversi anni a Policastro, dove vive il padre. Lui è originario di Ispani, di cui è originaria la mamma. Quindi condoglianze a questa famiglia, per un lutto che sarà difficile ovviamente dimenticare da parte dei familiari, ma da parte dell'intera comunità. Io quello che mi auguro in questi casi è che da queste tragedie possa nascere, lo dico, diciamo, da persona che quest'anno, a causa Covid, ho subito la perdita di un carissimo amico, possano nascere delle iniziative che ti diano la voglia di andare avanti. Questo è quello che mi auguro, che da questo dolore nasca qualcosa. Quindi questo è quello che mi auguro per la famiglia Coronato, ma anche per i tanti giovani che sono presenti e che in questo momento piangono un amico, un compagno di scuola. Certo.